L'inflazione che stiamo vedendo, a cui stiamo assistendo, poi tra l'altro noi non ci siamo assolutamente abituati a vedere questi numeri, è transitoria o strutturale? Cerchiamo di capirlo insieme a Peter Cardillo, capo economista di Spartan Capital Securities. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie. Peter, quindi anche oggi un dato leggermente scottante, se vogliamo chiamarlo così, non ha avuto lo stesso impatto rispetto naturalmente al dato di ieri, ovvero i prezzi al consumo. Si vede che gli investitori se ne sono approfittati di questo dip, ovvero di queste vendite sul tech. Oggi recupera il Nasdaq in particolare. Però torniamo all'inflazione, transitoria o strutturale a tuo avviso? Ma io penso in parte transitoria, in parte strutturale, perché in effetti dobbiamo riconoscere che appunto l'aumento che abbiamo visto ieri nel CPI certamente non era tutto basato sull'energia o anche agricoltura, ma certamente su altri fattori come prezzi di aumenti prezzi di aumenti nelle automobili. Che normalmente quelli sono prezzi che rimangono e quindi non scendono. E poi, giustamente, dobbiamo anche riconoscere che probabilmente saremo di fronte a un po' di inflazione a riguardo di busta paga, cioè un aumento di salari. Infatti, l'altro giorno Cepolli ha chiaramente detto che aumenterà il minimo paga a 15 dollari all'ora. Questo probabilmente è dovuto al fatto che c'è, almeno nel settore dei servizi, c'è scarsità di lavoranti, è difficile trovare un operaio, quindi, cioè un lavoratore. E quindi questo vuol dire che probabilmente altri società che si trovano nei servizi saranno costrette ad aumentare. Quindi questo vuol dire che ci sarà un aumento di salari che appunto fa parte, diciamo, di inflazione strutturale. Quindi io penso che per i prossimi 2 o 3 mesi vedremo dei dati che saranno molto preoccupanti e certamente una sfida per la Banca Centrale Americana. Ecco, Peter, infatti per quello mi sono rivolta a te perché il tema dell'inflazione è molto tricky, se vogliamo chiamarlo così, c'è cioè da una parte transitoria, però dall'altra parte, come hai appena spiegato, anche strutturale perché aumenta naturalmente anche, scusate, incrementa gli stipendi automaticamente perché spesso devono essere indicizzati all'inflazione. Non sempre capita, purtroppo, però almeno, nella maggior parte delle volte sì. Quindi volevo anche capire questo paradosso che sta vivendo gli Stati Uniti, ovvero tantissimi nuovi posti di lavoro, ma poca domanda. È legata anche al programma Payments One-Off dell'amministrazione Biden, o ci sono altri dettagli come stipendi troppo bassi, soprattutto nel comparto dei servizi, in particolar modo ecco, i camerieri che guadagnano più dalle mance rispetto allo stipendio? No, io penso, diciamo, questa scarsità di lavoratori nel settore del servizio è dovuto probabilmente al fatto che i suicidi di lavoro sono alti e quindi c'è il supplemento di 300 dollari. È ovvio se uno lavora, diciamo, in una posizione di servizi e guadagni il minimo, va a guadagnare di più prendendo l'assistenza del governo. E quindi, per quale motivo dovrebbero, tornare a lavorare? Certamente questo, è un problema nell'immediato. E anche il fatto che, diciamo, vediamo che, vari stati hanno diversità con il minimo di guadagno e quindi fin quando non ci sarà
secondo me, uniforme tra tutti gli stati allo stesso livello, è ovvio che molte persone cercheranno di sfruttare l'assistenza governativa. Senza alcun dubbio, Peter, invece volevo capire naturalmente anche da parte tua qual è la tua interpretazione dai dati del lavoro che sicuramente oggi hanno contribuito all'ottimismo che stiamo notando a Wall Street, un recupero molto sostenuto. Siamo a 473.000 richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. Come interpreti questo dato? Bisogna prestare attenzione o meno, siccome è un dato settimanale e non a più lungo termine? Sì, certo, infatti io mi aspettavo di un calo molto di più, però questa discesa di 34.000 a 473.000 non è, diciamo, un dato negativo, un dato che punta sulla direzione giusta e quindi sono molto fiducioso che nei prossimi mesi possiamo vedere ancora dei forti cali e probabilmente entro la fine dell'anno possiamo trovarci, non voglio dire ai livelli dell'amministrazione precedente, però quasi vicino. Ottimo, grazie mille. Come sempre, Peter Cardillo, capo economista Spartan Capital Securities. Buon proseguimento, Peter. Grazie anche a te.